Mazzara, incidente mortale sul lavoro, muore un 69enne, non verrà effettuata l'autopsia. Trapani lotta all'evasione, illeciti e sequestri, ecco i numeri del 2016 della Guardia di Finanza. Mazzara, il comune mette a bando per finalità sociali alcuni beni confiscati alla mafia. Mazzara, bagarre e polemiche in consiglio sulla presa d'atto della variante per un centro AIAS. Mazzara, dragaggio del Porto Canale, la regione invia lo studio di incidenza ambientale, ma il link non si apre. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG Vallo, che apriamo con una pagina di cronaca dedicata a Mazzara del Vallo. Numerosi episodi ieri pomeriggio in città, a partire dall'incidente sul lavoro mortale verificatosi in via dei Ciclopi. Un uomo di 69 anni è deceduto all'interno di un laboratorio di sua proprietà. La vittima è il mazzarese Filippo Rubino, rimasto a quanto pare incastrato in un macchinario utilizzato per la produzione di laterite. L'incidente potrebbe essere stato causato da un malore che l'uomo avrebbe accusato mentre stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. L'autorità giudiziaria non ha disposto l'autopsia sul cadavere dello sfortunato Rubino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i medici del 118, che hanno potuto constatare soltanto la morte del 69enne, e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo della vittima dal macchinario. E un uomo è stato trovato morto sempre ieri pomeriggio e sempre a Mazzara del Vallo. Si tratta di un tunisino di 67 anni, rinvenuto cadavere all'interno della sua abitazione in via Bagno, in piena casba cittadina. L'uomo, da tempo malato, sarebbe morto per cause naturali e sarebbe stato trovato senza vita dal suo badante. Il tunisino viveva praticamente da solo, il figlio infatti lavora come marittimo a bordo di un peschereccio e al momento della morte del padre era in mare, mentre il resto della famiglia dell'uomo è a Tunisi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, che hanno constatato il decesso del 67enne. E un uomo di 42 anni ha tentato il suicidio ieri pomeriggio a Mazzara del Vallo. L'episodio si è verificato in via Margi, zona di contrada Boccarena. L'uomo avrebbe rivolto contro di sé un'arma, probabilmente un fucile, avrebbe esploso un colpo. Sul posto si sono portati i carabinieri della locale compagnia ed è intervenuta anche un'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato presso l'area di emergenza urgenza di via Livorno per le cure del caso. Ci spostiamo adesso a Trapani, dove questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i vertici provinciali della Guardia di Finanza hanno illustrato i principali dati relativi all'attività condotta in tutta la provincia di Trapani in tutto il 2016. Sentiamo. Consueto bilancio di fine anno per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. I principali dati relativi all'attività condotta nel 2016 in tutta la provincia sono stati resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel capoluogo. Sono stati 12 mesi caratterizzati dalla lotta all'elusione, alle frodi fiscali, dal contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica e di contrasto degli illeciti economici e finanziari in genere. Nel dettaglio, contro l'evasione e le frodi fiscali anche di tipo organizzato sono state concluse 62 indagini di polizia giudiziaria, alle quali si aggiungono 450 interventi tra verifiche e controlli fiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali. Denunciati 82 soggetti per reati fiscali, di cui il 53% ha riguardato gli illeciti più gravi di omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nell'ambito del contrasto all'economia sommersa sono stati individuati 90 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al fisco, e 103 datori di lavoro che hanno impiegato 204 tra lavoratori in nero e irregolari. Sono state sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per circa 2.300.000 euro, avanzate proposte di sequestro per complessivi 11,8 milioni di euro. Scoperte 75 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 104 soggetti responsabili di reati in materia di prodotti energetici, di cui 5 tratti in arresto.
Su 28 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse riscontrate irregolarità nel 93% dei casi. Sono stati scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici comunitari nazionali per oltre 54 milioni di euro, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 8 soggetti, di cui 4 tratti in arresto. Sono state individuate frodi nel settore previdenziale e al sistema sanitario nazionale per circa 1,9 milioni di euro, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 348 persone. Nell'ambito degli accertamenti svolti per verificare sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici sono stati individuati danni patrimoniali allo Stato per circa 2,2 milioni di euro. Sono stati pertanto segnalati alla magistratura contabile 17 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale. A seguito delle 61 indagini concluse nel 2016 per reati e altri illeciti contro la pubblica amministrazione, sono stati denunciati complessivamente 53 soggetti per reati che vanno dall'abuso ufficio al peculato alla corruzione. Svolti 11 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 66 persone fisiche e 34 tra aziende e società. Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia di beni mobili e immobili, aziende, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 8,6 milioni di euro. Inoltre sono stati confiscati ai sensi della citata normativa beni mobili e immobili, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 1,4 milioni di euro. In materia di riciclaggio e usura sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 56 soggetti, sequestrate oltre 900 piante di canape, oltre 5,5 kg di hashish e marijuana, effettuati 7 interventi contro le frodi doganali e il traffico di sigarette di contrabbando. Il Consiglio Comunale di Alcamo tornerà a riunirsi in sessione ordinaria il 27 e il 29 marzo. All'ordine del giorno delle due sedute figurano tra gli altri il punto relativo al piano triennale delle opere pubbliche e all'approvazione del piano finanziario preventivo dei servizi di raccolta dei rifiuti, nonché la determinazione delle aliquote IMU e TASI per il 2017. E ieri pomeriggio invece è tornato a riunirsi in seduta di prosecuzione il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Sentiamo. 9 punti all'ordine del giorno approvati in poco meno di 2 ore. Il bilancio dei lavori di ieri pomeriggio del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo è tornato a riunirsi in seduta di prosecuzione dopo che il giorno prima era venuto meno il numero legale in fase di esame del punto relativo alla presa d'atto della variante al progetto per la realizzazione di un centro riabilitativo e socioassistenziale dell'AIAS in località Altavilla Malpasso. A essere approvati sono stati 6 debiti fuori bilancio e 3 mozioni riguardanti il progetto per la realizzazione di un forum teatrale dal titolo Indipendenza, il recupero di alcune lapide greco-latine, la giornata nazionale dello sport. Un'ampia parte della seduta è stata dedicata però all'esame della variante riguardante il centro AIAS. Una lunga discussione e con numerosi interventi, al termine dei quali l'assessore comunale Vito Ballatore ha ritirato l'atto, nonostante in precedenza avesse dichiarato l'esatto contrario e ribadito con forza che l'amministrazione non avrebbe ritirato l'atto, nonostante la richiesta in tal senso pervenuta da vari consiglieri. A fare cambiare idea al componente della Giunta è stato l'intervento, un po' a sorpresa, del segretario generale dell'ente Antonella Marascia, che a un certo punto della discussione ha dichiarato la non competenza del Consiglio Comunale sull'atto in questione. Una presa di posizione che ha provocato anche la reazione di alcuni consiglieri comunali che nei rispettivi interventi avevano sollevato numerosi dubbi e perplessità sull'atto deliberativo. Dunque, nel giro di 24 ore, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Cristaldi ha proceduto al ritiro di 2 varianti, anche se per motivazioni differenti. Ieri è stata la volta della variante del centro AIAS, ritirata dopo l'intervento del segretario Marascia. Il giorno prima, invece, era stata ritirata la variante per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante e gas metano in via Bessarione. In quest'ultimo caso, il ritiro è stato deciso dopo
le criticità evidenziate da vari consiglieri e per consentire un approfondimento della vicenda. Sempre per quanto riguarda la seduta di ieri si sarebbe dovuto parlare anche del piano di utilizzo del demanio marittimo, nonostante non fosse argomento all'ordine del giorno. Alcuni operatori del settore turistico presenti in aula attendevano notizie dall'amministrazione in vista dell'imminente avvio della stagione balneare, ma l'argomento alla fine non è stato trattato. E delle ultime due sedute di Consiglio Comunale si parlerà questa sera sulla nostra emittente a partire dalle 21.35 con uno speciale televallo che vedrà ospiti in studio i consiglieri comunali Giovanni Iacono e Pietro Ingargiola. Andiamo avanti con le altre notizie. Si è tenuto lunedì scorso, su invito di Sicindustria Trapani, un incontro con i sindaci dei comuni interessati dalle agevolazioni per lo sviluppo delle aree di crisi industriali non complesse. Presenti dunque i rappresentanti di Alcamo, Calatafimi, Castellammare, Gibellina, Salemi, Vita, Custonaci e Trapani, comuni appunto nei quali potranno essere realizzati gli investimenti agevolati a valere sulla legge 181 del 1989. Per il presidente degli industriali trapanesi, Gregory Buongiorno, si tratta di un'opportunità da molto tempo attesa dagli imprenditori che avranno la possibilità di vedersi finanziare programmi di investimento riguardanti sia nuove unità produttive che l'ampliamento e la riqualificazione di stabilimenti esistenti. Sospeso a Favignana l'iter per l'eventuale trasferimento della centrale elettrica, lo ha reso noto ieri il comune Egadino dopo che l'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente ha emesso il relativo provvedimento. Sospesa di conseguenza anche la variante urbanistica di competenza del Consiglio Comunale, così come richiesto dal sindaco Giuseppe Pagoto. La questione verrà adesso affrontata da un apposito tavolo tecnico che dovrà individuare la soluzione migliore. Parliamo anche oggi del dragaggio del Porto Canale di Mazara del Vallo. Sentiamo. In attesa dell'avvio vero e proprio dei lavori si registrano novità sul fronte del dragaggio del fiume Mazzaro a Mazara del Vallo. È stato eseguito il necessario studio di incidenza ambientale propedeutico all'intervento in questione, studio per realizzare il quale lo scorso 3 marzo, come è reso noto da Televallo, il commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia Calogero Foti ha incaricato formalmente il 42enne agronomo Antonino Lamantia. In particolare quest'ultimo è stato incaricato di valutare, come si legge nel decreto di incarico, gli effetti dei sedimenti da bancare nella colmata B sulle specie ornitiche presenti. Ebbene, tale studio è stato portato a termine e per di più è già stato inviato al comune di Mazara per i successivi adempimenti, come confermatoci questa mattina dal vice sindaco Silvano Bonanno. Peccato però che il link inviato dall'ufficio di Foti per scaricare lo studio di incidenza non si apre, quindi file relativi al progetto e allo studio non si possono scaricare. Così ha confermato alla nostra redazione lo stesso Bonanno, motivo per il quale dal comune è già partita una richiesta di chiarimenti indirizzata a Palermo. La realizzazione dello studio di incidenza ambientale rappresenta certamente dunque un passo in avanti nel lungo, complesso e tortuoso iter amministrativo riguardante l'escavazione del porto canale della città del Satiro, un intervento atteso da anni da operatori marittimi e portuali. Peccato per questo inconveniente che si spera possa essere superato in pochissimo. Con l'invio dello studio di incidenza ambientale al Comune, quindi, la palla sarebbe dovuta passare nelle mani di Palazzo dei Carmelitani, che dovrà nel più breve tempo possibile redigere la valutazione di incidenza ambientale sul progetto in questione. Un ulteriore passaggio necessario per sbloccare l'iter, come è emerso dall'incontro tenutosi lo scorso 2 marzo presso il Ministero dell'Ambiente. Come si ricorderà, i lavori di dragaggio del Porto Canale Mazzarese non possono essere avviati perché nella colmata B, sito individuato nel progetto esecutivo per lo scarico dei fanghi prelevati dal fiume Mazzaro, allo stato attuale c'è il divieto di conferire tale materiale, così come disposto nel parere ambientale recentemente rilasciato dal Dipartimento regionale per l'ambiente.
È questo lo scoglio da superare, oppure bisogna trovare un sito alternativo dove scaricare fanghi. Peraltro già nel 2011 l'Istituto ISPRA aveva evidenziato attraverso una nota l'importanza ambientale della colmata B a seguito di una richiesta inoltrata dall'allora presidente della Commissione Ambientale del Comune Mazzarese Vincenzo Pecugna. Di quella nota però al Comune di Mazara nessuno ne sarebbe stato a conoscenza, come riferito in Consiglio Comunale l'altro ieri dal vice sindaco Silvano Bonanni. Una vicenda surreale che ci si augura possa sbloccarsi in breve tempo. SOS Blatt in via Antonino Segna a Mazara del Vallo. A lanciarlo attraverso una segnalazione alla nostra emittente un residente della strada in questione. Marzo, scrive questo nostro telespettatore, è indicato per fare la disinfestazione contro gli scarafaggi. Da qui l'appello di questo cittadino mazarese affinché il comune intervenga per tempo e prima che la situazione diventi insostenibile. Parliamo adesso di un bando del comune di Mazara del Vallo per l'assegnazione a privati di alcuni beni confiscati alla mafia per finalità sociali. Sono 12 beni confiscati alla mafia che il comune di Mazara del Vallo intende affidare a privati per finalità sociali. Lo si evince dall'avviso pubblico firmato dal dirigente del secondo settore di Palazzo dei Carmelitani, Maria Stella Marino, consultabile all'Albo Pretorio online. L'obiettivo è quello di concedere gratuitamente ad associazioni o enti interessati una serie di immobili e terreni che nel corso degli anni l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione, la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha assegnato al comune mazarese. In totale si tratta di 12 beni, il cui elenco è allegato all'avviso pubblico in questione. Da assegnare ci sono vari terreni e varie villette sparse in varie zone della città, come Contrada Santa Maria Giuffo, Contrada Zano, Contrada Bianca e Contrada San Giovanni. All'avviso pubblico possono partecipare comunità, enti, associazioni, cooperative sociali, comunità terapeutiche e così via. Per presentare l'eventuale manifestazione di interesse c'è tempo fino al 20 aprile. Sarà poi una commissione di gara a valutare tutte le domande pervenute e a stilare una graduatoria. La concessione del bene potrà avere una durata variabile tra i 5 e i 20 anni. La scuola Maria Montessori di Strasatti ha riaperto ieri i battenti, sono stati infatti completati, come reso noto dal Comune, lavori di manutenzione straordinaria che si erano resi necessari dopo una verifica ai bagni fatta nello scorso ottobre. Gli alunni del plesso, oltre un centinaio, vennero trasferiti nella sede del quinto circolo didattico marsalese. Ieri il rientro nella storica scuola di Strasatti, alla Montessori sono ospitate 10 classi tra elementari e materne. Torniamo ancora a Mazara del Vallo, intervento dell'Istituto di Ricerca Il 2000 che chiede la realizzazione di un'area verde nel quartiere di Mazara 2. Sentiamo i particolari nel servizio. Del quartiere di Mazara 2 si occupa oggi l'Istituto di Ricerca Il 2000. I ricercatori mazzaresi chiedono in particolare la realizzazione di un parco verde, predisponendo il progetto di massima con la collaborazione di giovani professionisti. Il parco, si legge nella nota del 2000, si potrebbe realizzare in un'area attualmente abbandonata e inutilizzata di proprietà comunale intersecata dalla via San Pio di Pietralcina. Il parco verde, scrivono ancora i ricercatori dell'Istituto Mazzarese, risponde al contesto generale di grande scontento e di disagio in cui vive la zona affacciata, che sta paurosamente scivolando senza acquistare una sua dignità. Nel quartiere ci sono edifici di istruzione superiore, il palazzetto dello sport, il secondo campo di calcio della città con pista di atletica, complesso industriale, il centro provinciale della protezione civile. Nella zona affacciata, continua ancora la nota, il parco verde è un piano di ottimizzazione dell'intero sistema urbano. La Giunta Comunale di Mazara del Vallo ha approvato in due distinte sedute altrettanti provvedimenti a fini sociali. Il primo provvedimento, come reso noto dall'assessore Anna Monteleone, riguarda la corresponsione di assegni civici in favore di persone o nuclei familiari che versano in condizioni di indigenza. Il secondo provvedimento riguarda invece i disoccupati mazaresi. Parliamo adesso di sanità. L'Associazione Diabetici di Mazara del Vallo ha scritto all'assessore regionale, al ramo Baldo Gucciardi. Sentiamo il perché nel servizio.
L'ADIM, Associazione Diabetici Mazzara, le altre associazioni siciliane di pazienti diabetici hanno inviato una richiesta all'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi per sollecitare l'adozione di un decreto assessoriale che inserisca il sistema innovativo di misurazione continua del glucosio senza l'uso di aghi tra i presidi dei diabetici rimborsabili dal servizio sanitario regionale. Questo nuovo metodo di autocontrollo, si legge in una nota, è indicato per diabetici di tipo 1 e 2 in terapia insulinica che effettuano controlli glicemici ripetuti più volte al giorno. Il più agevole monitoraggio glicemico rende la vita di un diabetico meno disagiata. Consente inoltre di migliorare il controllo e di ridurre notevolmente il rischio di complicanze causa di ulteriori aggravi della malattia, di lunghi ricoveri, di ulteriori protocolli terapeutici. La Sicilia è tra le regioni italiane con il più alto numero di pazienti diabetici che anno dopo anno aumenta notevolmente, fa sapere l'ADIM Mazzarese, con un aumento dei soggetti in pre-diabete. L'associazione Mazzarese ha puntato molto sull'efficacia della prevenzione del rischio di diabete, proponendo programmi mirati all'educazione alimentare, all'attività fisica, al rispetto della propria salute. Dallo scorso gennaio inoltre l'ADIM ha aperto a Mazzara un centro polifunzionale di prevenzione e cura del diabete. Non ci sono altre notizie. Prima della sigla vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questa sera sulla nostra emittente. Alle 21.35 andrà in onda uno speciale televallo dedicato alla politica mazzarese. Ospiti in studio saranno i consiglieri comunali Giovanni Iacono e Pietro Ingargiola. È davvero tutto, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Arrivederci.